Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui, anche oggi siamo al lavoro. Il nostro gruppetto è sempre pronto a parlare di tutti gli argomenti che interessano a noi appassionati. Non vi parleremo della guerra dell'Ucraina perché io vivo in Sardegna, sono molto lontano dall'Ucraina, però non è materia nella quale siamo competenti. Invece siamo competenti, abbiamo tra di noi una persona molto competente in fatto di biologia dei pesci e a noi questo ci piace. Io ho una domanda, io vorrei che Matteo ci parlasse un pochettino dell'orata. Poi noi gli faremo qualche domanda per vedere se riusciamo a scovare qualcosa che ci permetta di catturarne qualcuno in più. Grazie Matteo, vai. Buonasera Marco, allora grazie per la presentazione entusiasta, così alzi l'aspettativa e faccio subito delle figure barbine, grazie mille, sei un amico. Che dire, l'orata è un pesce di cui si sa un po' di più rispetto alla media degli altri pesci perché è uno dei primi pesci allevati, ok? Dopo i salmonidi, orata e branzino sono i due pesci che vengono allevati di più e che vengono allevati da più tempo. L'orata e il branzino sono allevati, calcoliamo, dagli anni 60 più o meno. C'è stato un periodo mitico delle guerre tra scuole di biologia marina italiane e francesi per capire come allevare l'orata. Ora l'orata, come anche la spigola, è uno di quei pesci che viene allevato a ciclo completo, cioè si riesce anche a farlo riprodurre in cattività. Si riesce a farlo riprodurre in cattività come tanti altri pesci utilizzando l'induzione ormonale e questo è quanto. È un pesce interessante dal punto di vista biologico perché è un pesce che cambia sesso nell'arco della sua vita. E come tanti altri pesci, però l'orata è collegata alla taglia, è collegata all'età. I pesci nascono maschi e muoiono femmine, o muoiono femmine e muoiono, ci possono essere proterandri o proterogeni. L'orata, se non mi ricordo male, è un pesce proterandro, quindi quelli molto grandi dovrebbero essere maschi, se non mi ricordo male. Però questa cosa ora c'ho un buco, però te la cerco. E, che dire, è un bel onnivoro che mangia tutto quello che gli arriva a tiro, nel senso non è un gruffolatore puro, ma specie quelle molto grandi si comportano anche da predatori. È un classico caso l'orata presa, che ne so, presa spinning è buffa come cosa perché può essere anche non la fame la molla scatenante, però ci sono anche casi abbastanza frequenti di orate prese, pescate a drifting, con la sardina a drifting leggero, oppure pescate con la seppia viva trainando sui dentici, perché le orate molto grandi si è visto che a volte viaggiano anche imbrancate con i dentici, che è un comportamento più interessante. È un pesce aurialino, quindi è un pesce che non ha problemi con gli sbalzi di salinità. Va a nutrirsi ed a crescersi all'interno delle foci e risale anche parecchio, si trova nelle lagune. Le specie tipiche delle lagune che si affacciano al Tirreno sono loro, nel senso il cefalo, la spigola, l'anguilla, che ce n'è più poche, l'orata, sono i pesci che se ne accorgono meno, qualche pesce piatto, ma sono i pesci che si accorgono meno del cambio di salinità. Entrano nelle foci perché le foci sono zone con pochi predatori e alta produttività, quindi tanto da mangiare.
si accrescono lì, invece i riproduttori grossi vivono in mare, il montone lo fanno anche sulle secche. Anche sulle secche il problema dell'orata è che spesso i riproduttori grossi si concentrano in aree molto piccole in determinati periodi dell'anno e questo li rende molto vulnerabili alla pesca professionale. Cioè, basta una rete a circuizione usata in determinati posti a fare un danno molto grande perché soprattutto porta via tutti i pesci che sono lì per un motivo, sono lì per riprodursi, quindi è come fare una pesca mirata sui riproduttori. È il problema annoso dei ciancoli, delle reti da circuizione sui cappelli delle secche. E che altro dire? Un pesce allevato, è l'unico pesce grosso come preso con la canna, quindi, quindi ci sono affezionato. Marco, non ti sento. Allora, una cosa che volevo chiedere io subito. Quindi l'orata nasce maschio e muore femmina, in teoria. Sì. A quanti chili più o meno c'è uno standard o può cambiare di zona in zona? Chiaramente cambia di zona in zona, però puoi stimare che sopra, che ne so, sopra i 2 chili abbiano già fatto tutte le inversioni sessuali. Te lo chiedo perché Lorenzo qua, una volta noi parlavamo di questa storia, anch'io stimavo un 2 chili circa di differenza tra maschio e femmina, no? Sino a 2 chili maschio, poi femmina. Però capita da acchiappare orate da 1 chilo, 1,2 chili femmina. Per quello. Come sempre, Marco, le leggi fisse, le regole matematiche sui sistemi biologici, sugli animali, esistono solo in condizioni controllate. Cioè, il cambio di taglia matematico ce l'hai nell'allevamento, cioè il cambio di sesso a una determinata taglia c'è cioè nell'allevamento perché te gli dai da mangiare tutti i giorni la stessa roba in quantità pesata, quindi il tasso di accrescimento al netto delle differenze proprio di accrescimento specifico dell'esemplare è più o meno è sempre quello, quindi puoi prevedere. Però è chiaro che se un pesce che ha trovato molto poco da mangiare, vissuto in un posto disgraziato, è cresciuto poco e magari è un pesce piccolo, vecchio, e ha cambiato sesso. Mi hanno trovato un po' di pescare in mare, stavo rispondendo ad un amico. Ottimo, ottimo. Abbiamo sguinzagliato tutti i contatti per cercarti. Io mi sono mosso dappertutto, mi stanno mandando tutte le foto delle copertine. Dunque, è un bel progetto quello, ma tanto riusciamo a portarlo a termine. L'orata quindi non è un grufolatore puro. Io invece ero convinto che proprio l'orata mangiasse sul fondo. L'orata mangia sul fondo, però mangia anche, ci sono momenti in cui probabilmente ha bisogno di proteine, c'ha fame, sono pesci, specialmente i pesci grossi, mangiano anche il cefalopode, la seppia, e voglia se la mangiano, mangiano anche a spinning. Io personalmente, che non sono un grande pescatore, però ho preso due orate a spinning, una molto bella e una piccina piccina, che credo piccina piccina un pescetto taglia allevamento, tra l'altro su un'esca di reazione, quella piccola. Quindi ci sono zone specifiche dove ci vanno apposta perché è molto spettacolare come pesca, dove le pescano con il walking the dog a galla, però questa è una roba che io non mi sarei mai immaginato. A volte mangiano a traina e ci sono delle zone nel centro-sud della Toscana, mi viene in mente delle secche famose, senza fare nomi delle secche, dove le peschi in mezzo al mare, staccato, quindi sotto ai piedi c'hai 20 metri d'acqua e le mangi le pesche a galla, le fai salire in scia come pescare a light drifting
un altro pesce. Invece, quello che mi ha sempre incuriosito è proprio questo fenomeno dei montoni. Come se ne sente parlare spesso, e sia i pescatori. Una volta, qui nella zona di Porto Torres, due pescherecci assieme stavano affondando gli appiegati proprio, talmente erano cariche le reti. Anche qualche pescatore sportivo, grazie a Dio, fa il fatto suo. Loro mangiano quando sono in frega nei montoni oppure sono abbastanza... Mangiano molto prima e abbastanza subito dopo la deposizione. Nel momento esatto della deposizione pensano a tutt'altro. Come tutti i pesci più o meno. Sì, come tutti, ma anche i cristiani, scusa, anche noi. Star lì a sgranocchiare popcorn mentre... non... sembra scomodo, poi cascano le briciole, no, non è bello. No, non lo so. Perché noi le catturiamo prevalentemente con l'acqua un po' più calda rispetto al... Diciamo che l'orata è un pesce, mentre è un pesce realino, è un pesce che ha una temperatura più o meno costante. Quindi loro si spostano, ecco anche una cosa interessante per i riproduttori grossi e queste pescate sui montoni. Cercano un po' di spostarsi loro in base alla temperatura e rimanere in un optimum e si spostano a livello di profondità e più o meno lontano dalla costa durante l'anno. Ci sono dei periodi in cui sono fuori per cercare l'acqua un pochino più tiepida. Per assurdo, d'inverno l'orata, almeno nelle mie zone, non so in Sardegna, ma da noi spariscono quasi d'inverno perché si spostano verso il fondo perché l'acqua rimane più calda. Da noi diminuiscono. In questo periodo, per esempio, si prendono ratozze e mezzane, ma orate interessanti, per esempio, non se ne prendono, è difficile, insomma, non è come primavera o autunno, ecco. Sì, da noi il picco di quelle grosse sì, è bistagionale il picco, no? I riproduttori grossi grossi o i pesci grandi si pescano con due picchi e poi c'è un calo e poi si ripescano. Con il picco dei pesci veramente grossi inizia autunno a seconda di quanto è più o meno calda l'acqua. Allora, lì ho notato un'altra cosa. I pesci veramente grossi, l'orata veramente grossa in genere si pesca dalla spiaggia di giorno. Di notte la taglia diminuisce nella media, diciamo così. Hai una spiegazione per questo fatto? Probabilmente io credo, perché io ti dico anche la mia esperienza da pescatore più che da biologo, con le ordinanze balneari siamo rovinati, ma se uno volesse prendere l'orata grossa nei miei spot, l'orata grossa la prendi all'oretta calda, cioè mezzogiorno 3. Se vuoi prendere l'orata grossa sott'acqua nei miei posti, la prendi in quel buco, quell'acqua del vento. Anche con la canna uguale. Quindi probabilmente è un pesce diurno nell'alimentarsi, poi magari mangia tutto il giorno. Cambiano anche abitudini, cioè l'orata piccola è un pesce gregario, l'orata grossa viaggia da sola o in coppia. Cambiano un po' le abitudini e cambiano le maniere di alimentarsi. Come da noi, per esempio, nelle mie zone, con il mare mosso, con un po' di turbolenza, prendi solo l'orata grossa, l'orata piccina la prendi al mare pari. Sì, poi l'influenza glielo danno anche altri fattori, tipo cosa trovano da mangiare, se c'hanno tra i piedi serra, cioè ce ne sono tante variabili. Io ricordi adesso, vabbè, con questa storia della balneazione un pochino, ma prima, dove non esisteva questo problema, noi andavamo all'ora di pranzo al mare, buttavamo due canne,
abbiamo preso certe sberle da paura. Di notte puoi prenderla di 3 kg, ma quelle grosse davvero, 5-6 kg e passa, che io ricordi il 90% le abbiamo prese di giorno, proprio all'ora di pranzo, ecco. Eh sì, o da noi le prendi anche, anche all'albata, comunque è un pesce prevalentemente diurno probabilmente, ma anche se uno guarda la struttura, l'anatomia, è un pesce con l'occhio piuttosto grande, è un pesce, secondo me, è anche un pesce che secondo me vede molto molto bene, quindi... Questo volevo chiederti. Probabilmente io, il primo pensiero che venne a me, la prima cosa che ho detto, probabilmente viaggia molto bene a vista all'orata. Io credo, per come è costruito, però è una mia stima, credo che sia un pesce che cacci prevalentemente a vista. Poi chiaro, la linea laterale, una mano la dà a qualsiasi pesce, però sono pesci che hanno l'occhio pelo grosso, in posizione leggermente frontale, quindi vuol dire che lo usano per fare qualcosa. Poi, altra cosa che si è visto, l'orata, per esempio, essendo molto diffidente, viaggiando soprattutto di giorno, si vede che non è che abbocca così facilmente. Assaggia, sputa, riassaggia, risputa, ci gira attorno, lo riprende, lo risputa, sino a quando non si fida, dice: sì, ma sì, non è una polpetta con un piombo dentro, la posso mangiare. Questo è un po' quello che abbiamo visto e che si è visto anche da riprese subacquee, insomma, dove l'orata, questo dà ancora una volta l'impressione che viaggia a vista, in effetti, perché dalle riprese subacquee questo sembra. Fatto che magari non cacci tantissimo in mare mosso, può anche darsi che non è che un pesce così che si fida della sua linea laterale come altri pesci. E quindi magari con l'acqua torbida, tanta turbolenza, tribola un pochino di più. Ci sta. Sì, non è un pesce da mare grosso, grosso, insomma. Può capitare, ma è più facile con mare in scaduta. E soprattutto quelle grosse di giorno. Quelle enormi l'ho sempre viste, tra l'altro in condizioni complicatissime da pescare, tipo 15 centimetri d'acqua, l'orata abominevole in mezzo ai piedi dei turisti. Invece è stranissimo, affascinante anche l'orata. Sì, io sono di parte perché è l'unico pesce grosso come preso, e poi qui da noi ce ne sono tante perché è un pesce che è molto amante di determinati tipi di pascolo che da me ci sono, è un pesce che si pesca spesso dalle mie parti nel misto, dove ci sono le cozze, nella parte, io sto nel nord della Toscana, a confine con la Liguria, basta scollettare di 15 chilometri, iniziano tutta la parte in cui viene allevati in muscoli, il Golfo di La Spezia è pieno e penso che sia uno dei posti dove statisticamente ci sono più orate d'Italia. Ne sono veramente, veramente tante. Ci sono anche gli allevamenti, l'orata anche lei è un pesce che ogni tanto ci sono queste fughe di orate dagli allevamenti, come la spigola. Queste fughe degli allevamenti intensivi, perché gli allevamenti estensivi nel sud della Toscana, di Orbetello, sono tutto un altro pianeta. Le lagune che avete voi in Sardegna sono allevamenti estensivi, quindi funzionano totalmente in maniera molto più simile a un ambiente naturale rispetto a un gabbione, un allevamento intensivo. Da noi empiricamente a volte si riconoscono le orate, quelle scappate, perché hanno una forma un pochino differente. Ricordatevi sempre che i pesci di allevamento non sono i pesci selvatici che troviamo in giro, cioè sono varietà zootecniche selezionate per avere determinate caratteristiche, che possono essere l'accrescimento veloce, possono essere che ne so, la resistenza alla vita in batteria, no? Cioè, chiaramente negli anni si sono selezionati degli strain, cioè delle varietà, delle linee
di pesci che sono più resistenti all'affollamento, meno aggressivi tra di loro, che ne so, per le spigole, per esempio, si cerca di modificare, di spostare il rapporto tra i sessi in allevamento. L'orata sta roba non si può fare perché c'è il discorso della connessione strettissima con l'età, quindi non si può stabilire. Invece la spigola si cerca di fare, di allevare più femmine possibile perché crescono il 20% più veloce. E che dire, da noi no, nello Spezzino tante volte si trovano le orate che prendono il bruttissimo vizio di andare a mangiare il pellet sotto i gapioni o di andare a mangiare, andare a fare merenda dove gli tirano il pellet, e quindi sono un pochino differenti come struttura. È un pesce dalla struttura, ma anche no, tanti pesci, anche la spigola, piuttosto plastica, cambia un po' la forma in base a dove è cresciuta. Cioè le orate che si pescano vicino alle foci, che quindi vanno a mangiare spesso nelle foci grosse, sono differenti dal punto di vista della composizione. Se uno facesse un'analisi di come la carne è molto più grassa, perché probabilmente fanno meno movimento e trovano più da mangiare. Orata, una cosa buffa che si può raccontare dell'orata, che è uno dei pesci, per esempio, non so se ci avete presente un po' come funziona la cicatera, questa tossinfezione alimentare che avviene ai tropici. Cioè, praticamente è il classico caso di biomagnification, cioè c'è un'alga unicellulare che viene mangiata da un animaletto, il quale animaletto viene mangiato da un animale più grosso, che in cima alla catena alimentare, la concentrazione di questa tossina, di queste alghe unicellulari, è molto molto accresciuta, aumentata, quindi questo pesce può dare delle patologie. Colorata, a volte succede una cosa simile con l'alga tossica, lo Streopsis ovata, che è un'alga unicellulare tossica che si è diffusa nel nord del Tirreno e un pochino nel Mar Ligure, non so se anche in altre zone. Succede che l'orata, essendo un amante dei muscoli, delle cozze, che sono dei filtratori, diventa l'apice di questa catena di biomagnification, quindi dà dei sintomi piuttosto fastidiosi, tipo dissenteria, mal di pancia, ste robe, se ti mangi l'orata che si è accresciuta su praticamente dei molluschi filtratori come le cozze, che hanno mangiato tante alghe unicellulari. A noi a Sant'Agilla, alla laguna di Sant'Agilla, no? Dove c'è un allevamento di cozze, proprio un cozzodromo sembra, no? Sono le piste proprio. Lì ci girano delle orate da paura. In effetti si sentono di notte, c'è gente che le va a pescare con la tecnica della cozza aperta, no? Quindi senza piombo, senza niente. Una cozza la aprono, poi la chiudono col filo, la fanno scendere a fondo, la si apre. È un tipo di pesca molto vecchio come tipo di pesca, no? Più che altro si fa a mano, se la vuoi fare bene, anche perché è uno dei pochi modi possibili per farla bene. E si sentono proprio le orate che sgranocchiano, che le cozze sotto, proprio si sente il rumore dei denti dell'orata che frantuma le cozze, impressionante. La dentatura dell'orata è meravigliosa. Ora non ce l'ho a portata di mano perché mi sa che è rimasta a casa dei miei. Io ho tenuto l'arcata dentaria. Vai, continua. Ho tenuto l'arcata dentaria dell'oratona, quella grossa che presi, famosa con la canna, che era un pesce che per gli standard di marca è un pesce normale. Per me era un pesce grosso, 4,5 kg di pesce. Era un pesce grosso, mi sono tenuto i denti, che c'ha questi incisivi davanti, questi denti molariformi dietro, che sono meravigliosi, sembrano i molari di un cristiano. E eccola lì, il sorriso. Questi sono
Pensami sempre. Bellezza. Sì, c'ha questi denti che sono meravigliosi. Questa era una ratta da quasi 7 kg. Ecco. La più grossa che ho preso è in assoluto. Un'orata da quanto, Marco? 7 kg. Beh, bestiolina. E una chitarra acustica. Lo spessore, più o meno. Bellissima l'orata perché quando supera i 2 kg sfriziona. Sì. È l'unico. Butta giù la canna e fa una fuga. Orate di questa taglia sono emozionanti veramente, non fosse altro per la fuga. Fanno questa fuga impressionante. C'è da dire che tra i pesci normali, escludendo i pesci da caccia grossa, penso che sia il pesce che tira di più in assoluto che ci abbiamo noi. Secondo me sì, è uno dei pesci più potenti, l'orata. Poi è imprevedibile, poi fa la fuga, però poi ti viene incontro. Tant'è vero che sembra di averla persa, perché il recupero del mulinello non riesce a raggiungere la velocità della. Poi a un certo punto cambia direzione e se tu non hai la frizione tarata bene, ti fa vedere i sorci verdi. Con la bocca dura che si ritrova, e quello lì è il sistema di farti venire gli infarti, perché quando ti nuota contro, te ti immagini ora, stava tenendo in qualche maniera l'amo, adesso si sposta e mi frega. Sì. Un'altra cosa, noi un'altra essa che usavamo molto erano i murici, no? E l'orata grossa, almeno in determinati posti, gli gradisce molto. Ma la dentatura dell'orata riesce a spaccare un murice? Punto interrogativo. Credo proprio di credo che un'orata di 7 kg mangi senza problemi un riccio. Cioè, Ricci sì. abbiamo trovato orate grosse, grosse, le abbiamo trovato dentro i ricci, le abbiamo trovato dentro i pezzi del Murex brandaris, che sono quei murici non grossissimi, che da noi si chiamano bocconi. Sì, ce la fa a mangiare. Bellissimo, perché poi prendi solo quelle grosse con i murici, con i bocconi, eh. C'è il vantaggio che è duro, magari non riescono a mangiare gli altri pesci. Sì, prendi quelle grosse, cioè selezioni in un modo incredibile, però l'orata grossa non dappertutto, però e non è neanche da dire presa vicino agli scogli, perché a Orosei scogli erano lontanissimi chilometri, però lì il murice, per esempio, lo mangiava bene. Era uno dei posti dove. Rende. Sì, infatti molte cose non ci sono spiegazioni logiche, insomma, perché uno dice, vabbè, vicino agli scogli trovi i bocconi lì, certo, però in piena spiaggia di Orosei i bocconi non li trovi. È un pesce che non ha paura a spostarsi tanto, perché fanno delle belle peregrinazioni. Se pensi che vanno a riprodursi, vanno fuori, vanno sulle secche. Da noi c'è, da noi no, le zone dove originari di Brando, alla Frichella è una secca famosissima dove ogni tanto i pescherecci fanno mattanze dei produttori in pieno ottobre, più o meno, ottobre avanzato. Ci sono questi pescioni su una secca col cappello non fondissimo, però intorno ci avrai 50 metri d'acqua, Brando. Anche di più di 50 metri c'hai. Ma sì, ma il montone li fanno anche lì nel canale di Piombino. Fanno senza. Secca di mezzo canale è famosa per un Sì, montone. secca di mezzo canale, ma anche lì tra diciamo Piombino e Palmaiola. Ogni anno quando c'è il montone lì, le macellano. Anche Tommaso lo può dire e li vede anche da casa fra poco perché c'è la guerra lì. Ma le massacrano letteralmente, le massacrano.
in Sardegna, ci sono dei posti in Sardegna, ci sono almeno due posti, uno è nel Golfo della Sinara, e lì quando capita, sono... e un altro è fuori dal Golfo di Cagliari, proprio fuori. A me è capitato di vederla invece veramente in gruppi numerosissimi, a perdita d'occhio, nella scogliera di Capocaccia ad Alghero, giù, infatti, siccome io quando andavo al lavoro su al nord avevo sempre le canne in macchina, io ho preso, ho buttato le canne, ma io le vedevo lì, ma non ce ne fosse stata uno che mi ha toccato un'esca, proprio non... ed era pieno, tutte orate grosse. Ho detto... la fregatura è che se le becchi nel picco del montone non scappano. No, no, scappavano, ma non mangiavano neanche però. Da noi Marco le pescano a strappo, cioè ci sono quei soliti fenomeni che le vendono, che ci fu il montone famosissimo, celeberrimo a Fiumaretta, che qui da noi, che ci fu un periodo che l'hanno prese tutti, 15 giorni che c'era la gente, il problema è che ci sono venuti i disgraziati, c'era la gente che ci dormiva e poi ci tornava il fratello, cioè ci sono stati una settimana sulle stesse postazioni. E le prendevano pressoché a strappo, perché... Sì, le prendi perché è pieno, è proprio pieno. So è ma poi vanno avanti e indietro, stanno lì, girano, non è che si spostano granché, sono proprio perse dietro il loro interesse. Lo ricordo proprio perché partivano da terra, dallo scoglietto che c'era a terra, se tutto nero, quindi a strappo ne potevi prendere sicuramente. Mentre invece con l'esca proprio... E ci ho perso un paio d'ore. Non è che le prendevo col piombo mentre scendeva, voglio dire. Niente, non c'è stata un tentativo, nulla. Da lì, dice, quando i pesci li vedi, lascia perdere. Comunque, questo me lo ricordo perché è successo 35 anni fa. Però i montoni da noi, io non so se siano costanti. Sempre negli stessi posti, questo non lo so. Abbastanza. Sì. Si spostano, ma almeno posso dirti che per una statistica fatta a occhio così da me, sono più o meno ricorrenti i posti in cui fregano. E questo è pericoloso perché... Sì, parecchio. Domande, ragazzi. O devo continuare a farne io? Io ce l'ho una domanda. Allora, mi è capitato, vabbè, diciamo, insomma, noi parliamo sempre del fatto che i pesci si mangino controcorrente. E almeno, insomma, i grufolatori, no? Mi è capitato di vedere un po' di video solo delle orate, quindi in condizioni comunque, c'è da dire, non da surf, però con corrente, arrivavano sempre con la corrente, mai a mangiare controcorrente. E quindi volevo sapere se è un caso di questo video, se non ci ho capito io nulla, oppure se magari per il fatto che cacciano a vista funziona diversamente per loro. Veramente, Luca, non me la sono mai posta questa domanda. Però può darsi anche che sia per una questione più semplice. Magari è un pesce che non è che ama tantissimo la superturbolenza, quindi gli è un po' indifferente da che parte arrivare al mangiare. Che non l'ho mai vista però nei correntoni spaventosi come un sarago, cioè quando c'è il mare non ce l'ho mai vista l'orata più di un tot. Quindi io mi immagino che sia perché magari la corrente non è così tanta e lei riesce... Poi è un pesce, insomma, nuotatore abbastanza potente, riesce a fregarsene un po', credo. Te, Marco, sta roba della direzione della corrente l'hai mai fatto caso? No, io, vabbè, per questioni di abitudine ho sempre cercato di tenere d'occhio le correnti in modo da piazzare le esche nel modo migliore, insomma, perché l'importante è che il filo sia disteso, che non si aggrovigli sul trave, per cui cerco sempre di disporle in corrente.
però in effetti con condizioni di corrente impegnative le orate, le piccoline puoi beccare, quelle mezzo chilo, 6 eti, quelle le puoi prendere, 7 eti, quelle ci sguazzano benino, condividono l'orata per esperienza, condivide un po' il pascolo con le mormore, quindi si parla di corrente bassa, insomma di una situazione semplice. Questo potrebbe essere legato al fatto che l'orata è al fatto che l'orata si pesca grossa, si pesca di giorno, potrebbe essere legato al fatto che l'orata non usa tanto gli altri sensi quanto la vista per andare a caccia, o perlomeno forse non è il senso principale, ma è un senso importante per la sua alimentazione. Poi c'è questo, secondo me, anche proprio la maniera con cui gli piace nutrirsi, che è un pesce abbastanza flemmatico nel mangiare, sta lì, si rigira intorno. Se c'è il correntone che gli porta via l'esca, no, non è che impazzisce. Però questa è una mia osservazione empirica. Sì, le cade, la riprende, le cade, la riprende, le cade, la riprende, la risputa, ci gira attorno. Cioè non mi sembra, non è il pesce che in mezzo alla corrente acchiappa al volo e va via, insomma. Poi un'altra cosa, la stragrande maggioranza delle orate grosse, a parte che è tutto dimensionato, quindi esca, amo, però l'acchiappi nel labbro, proprio mentre sta masticando l'esca. E molte volte mastica anche l'amo, che se l'amo non lo scegli della foggia giusta, te lo schiaccia o te lo apre. È tipico dell'orata. Sì, ora purtroppo non ce l'ho, i denti, quelli dell'orata grossa, mi sa che sono deceduti. Però era interessante far vedere che, a parte questi denti che c'ha come una persona, c'ha proprio le placche. Dietro c'ha le placche, sì. Quindi vai, secondo me è anche una cosa anche lì di nuovo empirica. Cioè bisogna rigirare un attimo la correlazione. Le prendiamo agganciandole fuori o prendiamo solo quelle che hanno mangiato fuori perché ci riesce a prenderle? O magari l'amo sulle placche non riesce a fa un po' l'effetto dei circle, no? Non riesce a attaccarsi sulla piastra che c'ha in bocca perché è molto dura, sul palato invece va a attaccare. Perché io spesso l'ho prese quelle grosse alla connessura o sul labbrino che c'ha proprio il labbro che gli copre i denti, esatto. Mi sono immaginato che magari sfilandosi l'amo ha trovato soltanto lì un punto morbido dove riuscire a infilzarsi. Ma anche con ami, voglio dire, io con un amo del 6 ho combattuto per una buona mezz'ora, perché stavo pescando mormore, e ho combattuto per una buona mezz'ora con un'orata che era così alta e così lunga. L'abbiamo portata sino a terra, poi alla fine l'amo era piccolo, si è allargato il punto nel quale era entrato, si è allargato, combatti e l'amo è uscito fuori. Alla fine ce l'ho persa, se non mi è venuto un infarto il giorno non mi viene più. Questo in pieno giorno, eravamo io e Roberto Padroni, ce lo ricorderemo tutta la vita. Cioè, ma una pinna così, un'orata da 7-8 kg minimo, una cosa impressionante, in mezzo ai bagnanti, questa qui ha fatto di tutto. Alla fine tanto ha fatto che si è allargato il foro d'ingresso dell'amo, si è aperto e l'amo è uscito a un certo punto. Però anche essa, nonostante l'amo fosse piccolino, qui mi è capitato spessissimo di prendere l'orata nel labbro davanti a me. Quindi non è un caso, insomma. Ragazzi, domande sull'orata c'è. Enzo Amato che è il primo. Sì. E allora, Enzo, diciamo, buonasera. Come? Ciao Enzo. Ciao. E allora, niente, io volevo fare qualche considerazione nel merito. Ad esempio, vedo spesso che magari in altre parti d'Italia, più in Sardegna, anche in Toscana, l'orata
anche se di dimensioni diverse, viene presa durante tutto l'arco dell'anno. Diciamo, capita, magari ci sono dei buchi però limitati, mentre da me l'orata ha, diciamo, un periodo che va da maggio, fine maggio, inizio giugno, fino a novembre, massimo dicembre in base alle condizioni del tempo, dove ha due picchi per quanto riguarda le pezzature, cioè fine maggio, primi giugno, fino a tutto giugno si prende l'orata più grossa, si cominciano a prendere quelle grosse. Poi c'è un calo per tutto il periodo estivo, fino a metà ottobre, ottobre metà ottobre, dopodiché riprendono di nuovo quelle grosse fino a novembre. Dopodiché l'orata da me scompare nella maniera più assoluta, cioè prendere un'orata è veramente difficilissimo fuori da questo periodo, nonostante da noi ci sia una temperatura che teoricamente dovrebbe essere più costante, diciamo, verso le, diciamo, noi non abbiamo sbalzi di temperatura sotto lo zero, con, diciamo, vicino allo zero, sotto lo zero, cioè da noi la temperatura esterna è intorno sempre dagli 8 ai 10 gradi. Quindi no, io Enzo credo che dipenda non tanto dal fatto della temperatura esterna, quanto il fatto che te sei in una situazione di mare potenzialmente molto profondo, sì, e che ci sia molto il rimescolamento, che dove il ciclo di come funziona il rimescolamento, lo spostamento delle masse d'acqua in base alla temperatura e alla densità, dove c'hai dei delta, cioè il fondo scende abbastanza velocemente, come se te, secondo me, si nota di più rispetto alle mie di zone. Nelle mie zone si pescano tutto l'anno le orate, ma dove? A Spezia, che sei dentro un golfo enorme, poco profondo, e l'acqua più o meno la temperatura rimane quella. O comunque hanno delle fonti di cibo costanti tutto l'anno, i muscoli, le cozze degli allevamenti le trovano tutto l'anno, le foci tipo il Magra trovano acqua medio poco pulita, quindi tanto da mangiare per i filtratori tutto l'anno. In un posto di mare un pochino più impegnativo, secondo me, c'è più la stagionalità rispetto a un posto di mare un pochino più domestico, passami il termine. Sì, e anche le condizioni, diciamo, del mare, mareggiata, anche scaduta avanzata, è raro prendere l'orata. Anche nei periodi suovi è molto molto più facile prenderli a mare totalmente calmo. Da noi, ad esempio, va benissimo quella brezza di Grecale. Quando c'è la brezza di Grecale, da noi sono le condizioni ideali per prendere le orate di taglia, quando ci sono le poi c'è un'altra cosa che, diciamo, l'orata, diciamo, ho notato che cerca praticamente più di altri pesci i canali o le differenze di quota del bellissima sta fotografia. Sì. Ad esempio, dove c'è un canale o dei dossi, al ridosso di questi dossi di sabbia, l'orata gira tantissimo. Le variabili sono tante, nel senso, il discorso dei dossi possono essere mille. Io credo che dipenda da cosa trova da mangiare. Guarda, mi è capitato, scusami Matteo, mi è capitato, ad esempio, qui da me in Sicilia, io avevo trovato una spiaggia dove c'era un dislivello di 2-3 metri circa, proprio repentino, si creava questo avvallamento. Io tutte le volte che arrivavo lì e mi mettevo a ridosso di questo dislivello, di questa scarpatina, io lì ero orata sicura nel periodo estivo. Mi è capitato anche diverse volte nel periodo che ero in Toscana, a Vada, che uscivo spesso con un amico con la barca che aveva l'ecoscandaglio,
quando riuscivo a trovare questi dislivelli e calavo la lenza lì, era orata. Vedi, questa è quelle robe fighe che ci sono un sacco di... Io credo che ci siano delle particolarità specifiche da posto a posto. Perché per esempio io ho delle spiagge, delle zone dove l'orata la pigli soltanto scaduta. A Mascari, Mormore finché ti pare, oradine così, l'orata grossa la pigli scaduta. Però resta costante una cosa, che praticamente io ho visto un'orata presa, intorno ai 3 kg, presa nel labbro, e aveva schiacciato l'amo, quindi si era fatto tipo un piercing. È rimasta catturata praticamente, come diceva Marco, a furia di tirare aveva allargato leggermente il tratto dove c'era l'amo infilato, però siccome aveva schiacciato l'amo, l'aveva proprio aveva fatto arrivare la punta nel gambo, e non è scappata, è rimasta lì. Infatti quando l'ha presa, l'ha tirata fuori, poi ha tagliato il bracciolo e gli ha lasciato il piercing nel labbro. Fa l'anello al naso come il toro, è rimasta. Per esempio, io penso che quello che si diceva poco fa per quanto riguardava il discorso di dove abboccano, secondo me il discorso che le ho sempre prese o nel labbro o ingoiate, diciamo, nella parte retro, dietro le placche, perché sicuramente la placca è talmente dura che secondo me l'amo lì non riesce a conficcarsi. Quindi tutte le orate che mi sono scappate, probabilmente, che magari abboccano, fuga, le tiri per 2-3 minuti e dopodiché vanno via, secondo me anche perché parecchie, forse perché l'amo è rimasto proprio in punta sulle placche dure, che prima o poi basta un minimo diciamo, si toglie la tensione della lenza e si sgancia. Marco, l'audio. L'orata è micidiale. Secondo me noi ne perdiamo tantissime e non ce ne rendiamo neanche conto, perché effettivamente il fatto che venga presa spesso sul labbro vuol dire che o stava masticando, ma l'amo l'abbiamo trovato nel punto giusto. Infatti, a mio artiglio d'aquila storto sono quelli che sicuramente, a mio parere, funzionano meglio, perché come ti giri la chiappa. Un amo dritto non ha la stessa caratteristica, insomma, quindi molte, secondo me, si perdono proprio per questo, perché in bocca non hai possibilità, o nel palato o sotto, ma altrimenti non, in bocca non entra l'amo, o di fianco se cerca di andare via, o nel labbro. Queste sono, una volta Sandro Meloni, mi ricorderò sempre, nel palato in fondo. Lui cosa ha fatto? Per togliere l'amo, noi era nostra abitudine farlo un po' con tutti i pesci, infili il dito dalle branche. Lo fai una volta sola. Lui l'ha fatto una volta solo, ho sentito un urlo perché è chiuso e ci ha lasciato il pollice, insomma. E deve avergli fatto un male bestia. Perché se c'era un murice, immagino un dito. Ha fatto il pollice nelle placche, l'ha chiuso la bocca a stretto, un dolore bestia. No, io per questo ho gli slamatori, o addirittura taglio il filo e poi se ne parla a casa. Allora, grazie Enzo. Marco. Sì, allora... si è alzato, comincio allora a dire quello che è la mia esperienza, riprendendo quello che diceva. Ah, ecco, è tornato. Io ho 3 domande per Matteo. La più importante è: che cosa stavi mangiando? Cosa stavi mangiando? Quindi, poi, no, scherzi a parte, invece. Volevo riprendere una cosa che ha detto Matteo, che secondo me è giustissima, riguardo poi la pesca, no? Al di là dell'aspetto
biologico che è interessantissimo, perché non abbiamo mai avuto la possibilità di approfondire, soprattutto sull'orata, quindi siamo un po' famelici di domande stasera, anzi di risposte. Però, che è vero, cambia un po' il comportamento del pesce anche in funzione degli spot, perché faccio un esempio. Qui da noi in Puglia invece si prendono un po' tutto l'anno come da te, perché le spiagge caratteristiche della Puglia, sia adriatiche che soprattutto ioniche, dove esco un po' di più, con più frequenza anche d'inverno, sono molto basse, spiagge medio profonde, e c'è sempre una caratteristica, ma questo anche d'estate in realtà. Escono con le ore più calde, e la domanda che volevo fare, forse un po' banale e retorica, però magari non è un caso che escono le ore calde, io ho sempre immaginato, perché alla fine sono le ore dove i raggi del sole arrivano in maniera più perpendicolare alle spiagge, nei fondali molto bassi, parliamo di fondali di un metro da me, un metro e mezzo a 100 metri, queste sono le batimetriche degli spot che molto spesso frequento. Il mare, la temperatura delle acque raggiunge il suo picco massimo proprio di temperatura. Se questo può essere una spiegazione, perché alta pressione e sole sono le costanti che qui in Salento fanno funzionare la pesca alle orate. Diciamo, Marco, che di sicuro, come qualsiasi pesce, i pesci sono animali a sangue freddo. Quindi con l'acqua calda il metabolismo è più alto e hanno più propensione a alimentarsi. Io credo che sia proprio anche un discorso di stili di caccia e di... perché proprio nelle ore centrali mortali del caldo, o all'alba. Da me i due spot, i due picchi sono l'alba. La notte prendi davvero, come diceva Marco, le oratine medio-piccole. Se no, potrebbe anche dipendere da quello che mangiano. Magari qualche preda si sente più sicura a uscire fuori col sole alto perché non ci sono i predatori in giro, e lei magari trova qualcosa da mangiare in determinati spot che lo trova più facile a giorno pieno. Sono tutte domande che vorrebbero una decina d'anni di studi fatti a Cristiano per capirci qualcosa. Si sta tanto sui tassi di accrescimento, su come... E poi un'altra considerazione che volevo fare, quando si dice sempre, secondo me erroneamente, l'orata, per l'orata ci vuole la lunga distanza. Io entrerei un attimino nel dettaglio di sta cosa. Per me è una grossa cazzata. Cioè, in funzione degli spot, secondo me, perché abbiamo visto e conosciamo anche tante persone in Sardegna, qualcuno mi conosco, fa parte di questo gruppo, che la stragrande maggioranza delle orate che ha preso le prende nei primi 30-40 metri. 60 anche. Però diciamo nella prima fascia, diciamo. Da me, per esempio, funziona l'esatto contrario, ma è perché la spiaggia è caratterizzata così. Cioè, sono spiagge, come vi ho detto, con una batimetrica molto basse. D'estate, alta pressione da molti giorni, mare fermo, sole, i primi 100 metri di spiaggia sono fondo duro senza alcun tipo di movimento. Guardate che se vi immergete da me nelle spiagge mie del Salento d'estate, pescetti, pesciolame in giro non ce n'è. Lo trovi sopra gli 80, 90, 100 metri, perché il fondo a un metro e mezzo, un metro e tanto comincia a essere un po' più aperto. Secondo me quella può essere una spiegazione, ma il fatto che per le orate si debba per forza cercare la lunga distanza, secondo me è una stronzata. Dipende dalla spiaggia, come quasi in tutte le pesche, il tipo di cattura che si vuole fare. Io non credo vada in giro col telemetro. Ma ragazzi, la lunga distanza è una di quelle... noi non avremmo mai dovuto pescare pesci, perché quando usavamo Gubber, cioè, il cazzo le faceva la lunga distanza. Cioè, usavamo canne che se le usano oggi diventiamo biondi tutti, quindi
da lunga distanza oggi probabilmente ti dà una mano in più, ma a livello psicologico, a livello di sondare una porzione di mare più ampio. Ma le orate le abbiamo sempre prese. Quella dentiera dovete appartenere a un'orata di 7 kg, insomma, presa con quelle attrezzature. Per cui non si può parlare di lunga distanza, perché non è possibile fare lunga distanza con quegli attrezzi. Poi usavamo il 40 in bobina, cioè eravamo abbastanza rurali, va, se vogliamo usare un termine. Quindi questa storia della lunga distanza, se in certi casi ti aiuta con condizioni di mare mosso, in spiagge medio-basse, ma in spiagge come abbiamo noi, in genere medie, in spiagge medie non ti serve tutta questa lunga distanza, anzi secondo me diventa anche controproducente. Questo è quello che ho imparato io sulla mia pelle, insomma. Tommaso Giardino e poi Lorenzo. Tommaso, vai. Sì, io voglio fare una domanda. Col fatto che hai detto prima che generalmente le orate più piccole, diciamo, sono gregarie, mentre invece quelle più grosse sono solitarie, massimo vanno a coppia. Quindi quando si entra in un eventuale pascolo dove si può trovare orate, diciamo, di taglia media, quindi siamo quasi sicuri di non incocciare un'orata di taglia più grande, oppure non è detto? Io credo che ci sia un po' di separazione spazio-temporale, nel senso l'orata grossa in quel posto lì ci potrebbe essere, ma in un altro momento. Però è una mia illazione, una mia roba empirica, Tommaso, perché sinceramente le variabili sono tante. Di sicuro viaggiano per classi d'età e per classi di dimensioni assieme, è difficile trovare i branchi mescolati di taglie differenti. E è difficile trovare le orate, se non nel montone, trovare le orate grosse abbrancate. Poi, sì, se dovessi fare una statistica sulle pescate, io penso che se ti trovi a fare una taglietta, pigli sempre qui. Cioè, per la sera lì, magari c'hai quella taglia lì, quello spot lì, è difficile che ci siano degli esploati. E poi le orate, quelle grosse che ho preso, le ho prese sempre in giornate, in posti dove normalmente piglio orate, però giornate che non ho visto altre tocche, magari che non ho visto l'oratina di taglia media, ci pigli magari l'oratona. Però questo è valido per lo spazio che va da Spezia fino allo scolmatore. Altri luoghi non ho fatto cioè non ho abbastanza osservazioni per fare una casistica. Una cosa posso dire però a proposito di distanza, no? Perché c'è anche un fatto da dire. Dipende dall'esca che utilizzi e da quanto quell'esca è presente sul posto. Il classico esempio è il cannolicchio intero. Platamona, che è un posto, la spiaggia del nord Sardegna e Sassarese, per esempio, portavano i cannolicchi interi col gommoncino a 200-300 metri d'arriva. Perché questo? Perché c'era una concentrazione di cannolicchi in quella zona molto nutrita sotto la sabbia, quindi l'orata andava lì e sapeva di trovare il cannolicchio. Per cui trovare un cannolicchio intero non era strano. E ne catturavano molte grosse. Però noi dalla riva difficilmente peschiamo in quel modo, cioè non riusciamo ad usare l'esca. Lei sta pascolando, però noi cannolicchi da riva in genere sono abbastanza distanti, non sono mai così vicini, a tiro di canna quantomeno. Perché prima il poeta era pieno di cannolicchi, però stazionavano su 3 metri di fondo, li prendevamo e quindi andavamo in gommoncino a prenderli, perché comunque si parlava di qualche centinaio di metri d'arriva, insomma, non erano proprio a tiro di canna. Altra cosa, definiamo il discorso orata grossa.
L'oratta, diciamo che per me va dal chilo in su ai 3 chili, poi diventa orattona. Quindi l'oratta sino ai 3 chili, 3,2 chili, 3,5 chili, si prende anche di notte tranquillamente, noi le abbiamo sempre prese. Per orata grossa intendo quella superiore alle 3,5 chili, cioè orata da 4, 5, 6 chili, quelle prevalentemente si prendevano di giorno, si prendono tuttora di giorno. Però l'orata da 3 chili di notte si prende abbastanza facilmente, insomma, se c'è. Questo mi premeva puntualizzare, perché sennò qualcuno può sospettare che stiamo dicendo cazzate, insomma, però le abbiamo sempre fatte, quindi. Lorenzo. Microfono. Microfono spento. Eccoci. Ciao, no, volevo dire che sì, avevo parlato con Marco per quanto riguarda la sessualità delle orate, perché è stata una scoperta per me che quella che avevo preso io di quasi 3,5 chili fosse maschio. Mi aspettavo una femmina, sinceramente, di quelle dimensioni. Allora ne avevo parlato un pochetto. Evidentemente dipende anche dai posti, giusto? E dipende dai posti, dipende quanto trovano da mangiare. Dalla società può dipendere. Come? Dalla società, cioè molte orate maschi, molte orate femmine. Non si regola come labridi o come... Lei ha la scadenza per la taglia o per l'età, non fa come il, che ne so, la donzella che se togli il maschio dominante, la femmina più grossa diventa maschio. Può darsi che dipenda dalla dieta, perché in certi posti da noi dove trovano da mangiare tutto l'anno, mi viene in mente Spezia, dentro la diga, trovi orate molto molto grosse che sono maschi. Probabilmente perché hanno dei tassi di accrescimento molto veloci, sono orate grosse che hanno trovato tanto da mangiare, sono cresciute velocemente, sembrano grosse, cioè sono grosse ma sono giovani di età. Ecco, ecco. Sì, ci sta. Poi, vabbè, sono d'accordo con Besso per il fatto che orate a lunga distanza non vanno sempre di pari passo. Purtroppo il detto c'è, perché generalmente nei nostri litorali le spiagge che producono orate sono generalmente spiagge basse, quindi molto spesso ci associ la lunga distanza, quindi per una questione di probabilità salta fuori il detto. Però insomma basta andare poi a Deva Marina e fare una orata di 3 chili a 10 metri da riva, cambia tutta quanta la storia. Secondo me è proprio la combinazione tra la cosa che stavi dicendo te e la condizione e il tipo di spiaggia, cioè alta pressione, mare pari, come diceva Marco, e spiaggia bassissima energia e in terra non c'è, cioè, è difficile, no? Più o meno così. Poi c'è un'altra. Sempre prese. Vai, Marco. No, vai. Sempre prese sul labbro esterno, quelle grosse, classico. Fino al chilo ingoiano, poi dopo le prendi qua. Noi tante volte troviamo il granchio scoppiato e diciamo oratella, ma non è detto. Magari era una un po' più grossa e un po' più furba. Questo non lo sapremo mai. No. Diciamo che per quanto riguarda le slamate ne ho avuto tante in passato, finché non ho cominciato a usare ami più piccoli e doppi a tandem. Io adesso le orate sono diversi anni che le pesco con un doppio amo dell'8 con le terminali di 3 metri e non ne ho più slamata una, dico la verità. Con gli ami singoli un po' più grandi spesso negli ultimi metri di combattimento sputava fuori l'amo. Mi è capitato che col doppio amo me l'ha chiuso, però me ne ha chiuso uno, l'altro è rimasto però. E quindi l'orata è uscita lo stesso. Doppio amo, Marco, una curiosità mia. Lorenzo, non Marco, scusa. Lo lasci scorrevole il secondo amo o lo fissi? Uso due sistemi. Quando uso la granchiella e quindi so di avere una distanza che deve rimanere tale, perché la dimensione del granchio più o meno è quella, faccio il nodo non nodo, metto un amo, poi metto l'altro a 2 centimetri e faccio il nodo non nodo. E rimangono due ami a tandem 2 centimetri uno dall'altro.
mentre invece se devo pescare con il cannolo, vermaglia, roba varia, faccio con il filo elastico una legatura come si fa per gli ami da traina. Okay. Praticamente faccio tutta la legatura intorno allo stelo, salire e scendere con 3-4 mezzi colli e rimane l'amo che tu puoi spostare però con molta forza, quindi praticamente tu il pesce lo buchi. Solo durante un combattimento con un pesce grosso l'amo superiore si sposta, ma deve tirare parecchio, e quell'altro poi si pianta ancora di più. È efficace e riesce a gestire il doppio amo in base alla lunghezza dell'esco. Anche l'americano grosso, come il cannolicchio, rimane steso sia durante il lancio che durante il recupero, perché il cannolicchio durante il recupero è fetente, perché molte volte tende a ingarbugliare e terminare, si fa effetto L, effetto elica durante il recupero. Con il doppio amo rimane sempre bello steso e mi dà molte meno problematiche. Io ci pesco davvero molto bene col doppio amo. Treno, ho provato con tre, però si attacca l'esca una con l'altra e fa la pallotta. Te lo chiedevo perché io pesco spessissimo col doppio amo, come fai te. Uh-huh. Statisticamente si vede che anche l'orata grossa l'ho presa con doppio amo, tra l'altro non ami grossissimi, penso fossero degli 8. Però l'ho sempre fissato tipo traina, no? Per capirsi, perché non mi ha mai dato sicurezza a lasciarlo libero. Sempre fissato col filo elastico, una legatura, va bene. Un nodo a 8, una legatura. Però ho visto qualcuno lasciare il primo amo libero e secondo me il primo amo libero è come non avercelo. Perché... No, cioè lasci due ami in bocca l'orata, però non deve scaricarlo e piantarlo da sola, ma te ferri, sì, l'amo cammina e non si piace. Poi aggiungo un'altra cosa, dopo l'occhiello va continuamente abbattuta contro il nodo del primo amo, rischieresti anche di ledere il filo se lo lasci totalmente libero. Non la considero una cosa, insomma, però, meglio fissarlo. Ho capito come usate voi il filo elastico, però sicuramente so come lo faccio io. Io faccio il primo bracciolo col primo amo, poi faccio un bracciolino così dove c'è il secondo amo, me lo leggo, lo stringo, lo faccio della lunghezza che voglio, poi me lo porto a spasso, insomma, lo stringo quanto voglio. Per il cannolicchio è obbligatorio il biamo, sempre, perché sia perché sia perché se te lo mangio a metà o l'uno o l'altro funzionano, per il granchio due ami, per le esche lunghe in genere due ami. Per il murici invece io avevo l'abitudine di mettere tre murici, per esempio, grossi su un 4-0. Io a miei piccoli era l'1-0 per me se usavo il murice. Prova umile. Rovina. Ma anche con la seppia, se uso la striscia di seppia, per esempio, minimo si parla di un 1-0. Io non uso mai a miei piccoli e vi posso garantire che non ne ho persi. Io le orate le ho perse con l'amo piccolo. Con l'amo grosso no. Con l'amo piccolo, l'amo grosso me l'ha chiuso, me l'ha aperto, ok. L'ha preso male, pazienza. Però perse mai, perse con l'amo piccolo e vista pure, peraltro. Ero a terra, sì. Io lì c'ho un'esperienza diversa, per esempio, da quella di Lorenzo. Ma erano anche esche diverse, però, Marco, perché te pescavi con la seppia, con altri tipi di esche. Io, utilizzando la granchiella, non potevo mettere certamente un 1-0, sarebbe stato squilibrato, no? Io uso proprio il granchio, quindi ci metto due ami dell'uno nel granchio. In quello verde anch'io. Anche perché un'orata, insomma, un'orata da 3 kg c'ha già una bocca del genere, quel granchietto non li fa manco un zic, li fa. Quindi non è un problema. Poi una legge che ho imparato è amo grande, esca grande. Bocca grande, esca grande, cioè nel senso che una spigola ti mangia un cefalo del genere senza problemi, insomma. Mentre invece io non ho mai preso, per esempio, orate grosse con gli anelli. C'è gente che prende qualcosa anche con l'americano che io non uso, però se devo andare il bibi, dal bibi in su. Anche... il bibetto in scatola, insomma, di discrete dimensioni, ecco, con un amo del 4, del 2, però sempre in proporzione l'amo.
mai troppo grande, mai troppo piccolo. Per questo non uso ami piccoli, perché in genere uso esche abbastanza sostanziose, insomma. Non uso eschettine. Enzo. Allora, io per quanto riguarda il discorso della lunga distanza non sono d'accordo. A prescindere la mia abitudine, diciamo che diciamo mi piace pescare a lunga distanza, però ho anche il confronto con tutti i pescatori delle mie zone. A me è capitato di andare a pescare per due stagioni di fila in determinate spiagge dove ogni sera facevo due, tre orate e le facevo tutte a lunga distanza, e la volta dopo che andavo lì trovavo il mio posto, tra virgolette, occupato dai pescatori. Mi spostavo da un'altra parte, loro continuavano a non prendere niente e io continuavo a prendere le orate. Lì dipende dal pascolo, però è chiaro, Sì, lì c'era un pascolo, era alla lunga distanza, in quel caso è perfetto. Però anche nelle altre spiagge, che da me sono tutte spiagge medio profonde, diciamo il 90% delle orate vengono prese a lunga distanza. Enzo, però né io, né Marco, né Lorenzo abbiamo detto che non è così. Noi, almeno quello che ho detto io, ma poi pare che l'abbia ripetuto sia Marco, soprattutto Lorenzo, che non è una legge, dipende dalla spiaggia. Nelle tue spiagge funziona così. Io guarda, ci ho pescato anche in Toscana per tanti anni. Enzo, vi faccio l'esempio di Tony Giulio e vi posso garantire che le orate che ha preso Tony Giulio, qui se ci mettiamo tutti assieme, forse non le abbiamo prese. Mettere Tony Giulio e la parola a lunga distanza nella stessa frase... Non dico altro, perché Giulio tutto è tranne non lo fa, metri li va di lusso, ma le orate ecco. Giulio. Giovanni Caria ci raccontava di aver preso orate lunga distanza, e Giovanni Caria non stanno bene nella stessa frase, perché Giovanni non è un lanciatore, ma le orate che ha preso Giovanni tutti assieme non le abbiamo prese. No. Per la mia esperienza, probabilmente ci sono delle spiagge dove l'orata... No, sai qual è il problema? Non sono d'accordo con quello che... per la tua esperienza, ok. Però se fosse così, che le orate girano con più semplicità, si catturano con più frequenza sulla lunga distanza, Giovanni Carriere ne avrebbe preso sicuramente molte di meno, come ne avrebbe preso molte di meno Tori Giulio, come non ne avremmo preso noi 35-40 anni fa. Perché probabilmente quelle spiagge hanno questa caratteristica che l'orata gira anche a breve distanza d'arrivo. Forse siamo noi che ci scegliamo quelle spiagge, può darsi. Io ti dico che la mia esperienza non è limitata soltanto alla mia provincia. Io ho pescato orate in tutta la Sicilia. Ti dico un'altra cosa: io e Sandro Meloni a Orosei ne abbiamo riempito un cofano di una macchina, non vi dico quante erano, e ce ne siamo andati via con le orate che continuavano a mangiare. Allora, se dovevamo parlare di lunga distanza nostra, erano 80 metri, perché 4 Gubber 4,35, piombi da 200 grammi, 4,98 col 40-45 in bobina, quindi lunga distanza 60 metri, 70. La differenza da me nelle mie spiagge, e anche, ti ripeto, la stessa esperienza l'ho avuto anche in Toscana. Io pescavo tantissimo a Rimigliano, Cecina, pescavo a... Una cosa che so di sicuro, se tu hai molti banchi in una spiaggia, banchi di sabbia, che sia profonda, che sia bassa, l'orata dai banchi di sabbia si gira a largo, o pianeggiante o fossate. Banchi di sabbia non le piacciono, quindi... Rimigliano c'ha banche di sabbia a perdita d'occhio, e lì ci credo, perché devi andare ben oltre i banchi. Ma infatti
Ma, ma lì, cioè, sappiamo che col banco di sabbia non ci va d'accordo, o lo evitiamo o lo superiamo molto. Allora, la costa tirrenica della Sicilia, Marco, che tu hai a 100 metri, hai 8-10 metri di fondo. Non c'entra, se sotto c'è una... è tutto piano, qui è tutto piano, e ti posso garantire che... allora, io per abitudine, quando pesca orate, utilizzo 2 o 3 canne, quasi sempre 3 canne. Una la lascio sempre a 40-50 metri. Altra cosa, Ciotolosa, spiaggia, no, sabbia grossa. No, no, nei ciotoli è un altro discorso. Io ti parlo di sabbia. Grossa? Medio grossa, la sabbia. Se è profonda, la spiaggia è grossa, per forza la sabbia, non può essere fine. Può essere che tu a quella distanza c'è un altro pascolo che magari è l'orata o un altro tipo di conformazione del fondo, che all'orata è meglio, però questo è sulla vostra esperienza. Io dove, in qualsiasi posto dove ho pescato, la maggior parte delle orate le ho sempre prese fuori. Sì, sì, no, io francamente fuori... Io sotto riva, perché anche da me ci sono persone che pescono a 50-60 metri massimo, che più di lì non riescono ad arrivare, e ogni tanto qualche orata la prendono. Ma qui non parliamo di ogni tanto, Giovanni Caria di orata ne ha preso. Stiamo parlando di un altro tipo di spiaggia, Marco, non, io dico, se Giovanni Caria viene a pescare dove pesco io, sarà bravissimo, perché è bravissimo, lo conosco. Sì, magari non va dove peschi tu. Ma è difficile. Conoscendolo, da noi molte spiagge sono così, però sulla lunga distanza, io non lo so cosa intendete voi per lunga distanza, ma quando ci metti un cannolicchio, per quanto... Non ho uso il cannolicchio, io uso il bibino. Qua da noi il 99% delle orate vengono prese col bibi, quello piccolino. Monoamo e lanciato alla massima distanza. Qua il cannolicchio non funziona, funziona pochissimo. Se avete sabbia grossa non ce n'è il cannolicchio. Infatti. Quindi l'unica pesca che funziona o l'americano, se è grosso, o il bibi. È una questione sicuramente di fondale, di pascolo presente, perché, ripeto, questa storia della lunga distanza è un pochino una chimera, secondo me, perché se uno viene in Sardegna e si mette a lanciare a lunga distanza, si mette a fianco Giovanni Caria, dico un nome a caso, le orate le prende lo stesso, voglio dire. È successo a me, quando io ho imparato a fare il pendolare, mi sono messo a pescare con le canne di ripartizione, il pendolare, e arrivavo dalle Guber, la distanza chiaramente è migliorata molto, ma io continuavo a pescare dove pescavo con le Guber. Quindi io ho smesso di pescare un anno, non ho preso un cazzo di pesce perché dovevo accorciare il tiro. Qui succedeva questo. Perché lì il pascolo era completamente diverso rispetto a quello che c'è in altre spiagge. Quindi non è una regola. Cioè ma io non ho detto che è una regola, io ho detto che non sono d'accordo per quanto riguarda la mia esperienza. Ho capito, però io invece ho detto... Che non è legge, ma è la mia esperienza. Non è una regola, è una regola dove si pesca col cannolicchio intero e i banchi di cannolicchi sono a 300 metri, allora ci arrivi col gommoncino, perché voglio parlare di lunga distanza, non ci arrivi manco con le canne. No, lì neanche col cannone ci arrivi. Quindi secondo me è più logico scegliere le spiagge in base alle proprie capacità. Io sono convinto di questo sempre. Se uno non è un buon lanciatore, lancia 30 metri, si becca la spiaggia dove i pesci girano a 30 metri. È inutile che vado a pescare dove li prendono a 200 metri. Io a 200 metri non ci arriverò mai a pesca, quindi cazzo vado a fare l'eroe. Eppure un'altra cosa, spiaggia bassa tipo Giorgino, e di giorno le orate si prendevano, e anche molto grosse. Giorgio Casula, che non è un lanciatore fortissimo, le ha prese lì. E Giorgino è una spiaggia dove a 150 metri ti arriva l'acqua al ginocchio, per capirci. Esempio, un'altra differenza, che per esempio da me di notte orate oltre al chilo e mezzo, proprio chilo e mezzo è il massimo che io ho notizia, più grosse di quelle non se ne prendono.
prendere le onate grosse bisogna pescare di giorno. Allora, Sardegna, Siena e Trepidi le abbiamo prese con discreta frequenza. È più facile prendere quelle attorno al chilo e mezzo, 2 chili massimo, quelle è più facile. L'orata da 3 chili di notte è già un'eccezione, mentre invece di giorno l'orata da 3 chili è già piccola. Quindi sì, è ragione su questo. Da noi è già grossa. Da noi il massimo orate che io ho avuto notizie sono sui pesci sui 4 kg, 4 kg e mezzo. Ma te li immagini se quelli più grossi viaggiano a 30 metri? E no, perché io ci provo anche, Marco, perché io non sono stupido. Io se c'ho 2 canne fuori, la terza la metto a riva. E lì a spaccarsi il culo a lanciare i fuori. No, no. Non mi fregano. Tutto il gravino esiste di 7-8 Tommaso. Per questo faccio 2 canne e le metto fuori. E una la mi sondo, diciamo, la parte corta della spiaggia. Ma la tua media distanza è come la mia lunga, No, io pesco anche, a volte lancio a 10 metri anche per provare. E magari Enzo lanci troppo lontano e troppo vicino. Guarda, c'è anche Sebastiano che lo può confermare. Io e lui ogni volta prendiamo sempre le orate a lunga distanza. Sì, è sicuramente. La canna più lontana è quella che viene premiata di più. Dipenderà dagli sport. Comunque io... appunto con questo discorso della distanza volevo portare una testimonianza. Io un paio di volte almeno pescando d'estate a mare calmo, ovviamente non a surfcasting, lanciavamo a varie metrature, insomma, a varie distanze proprio vicine, proprio, e si prese poca cosa, insomma robetta. Andando vicino a riva a prendere acqua dal secchio, cioè, si vede queste orate da 1,5 chili, 1,8 chili, belle pesci, che erano praticamente in 20 centimetri d'acqua a 3 metri dallo scalino, dal bagnasciuga. Lì, belline, ferme, noi vedevamo cercare chissà dove, in realtà poi erano lì sotto riva, veramente ferme lì, corate, qua 3-4 pezzi. Ero con un altro ragazzo, vanno spesso a pesca insieme, ci rimase malissimo. Quindi erano non vicine, erano sul bagnasciuga. Poi guardate, ragazzi, che se ci sono dei banchi, non è escluso trovarle anche tra il banco e la spiaggia, perché dei canali paralleli nelle zone un po' più profonde, perché l'orata sta nei dossi dei banchi, ma nella cappuccia del banco non ci casca, probabilmente perché c'è più corrente, non lo so. Comunque i banchi in genere sono invitati un po' da tutti i pesci, sempre nei bordi o no, nella cima del banco. Ma infatti io li prendevo nel momento in cui sentivo la maggiore trazione del piombo, cioè quindi arrivavo su un punto dove c'era la risalita del dosso. Sì. Proprio nella cima è difficilissimo, ma questo vale per tutti i pesci. Quando c'è mare, perché frange troppo, c'è troppa turbolenza, c'è un casino che non finisce più. Quando non c'è mare, comunque vedo che dalle mormore agli altri pesci un po' evitano di passare sui banchi. Sempre sui bordi. Altre domande? Non chiediamo perché l'orata ha quel colore. E invece il colore da che cosa dipende, Matteo? Io ho visto, molte volte mi è capitato, orate scurissime, altre volte orate molto più chiare. Lis si chiama quella. Dipende dall'ambiente in cui sono cresciute. Se prendi un pesce in laguna o se prendi un pesce in mezzo agli scogli è scuro. Da noi c'è proprio la differenza
delle orate, quelle di scoglio, tra virgolette, come chiamano i vecchi, che sono nere, più corte, più tozze, un po' fatte differenti. E in realtà sono ecotipi, cioè strutture fisiche dovute all'ambiente in cui si sono accresciute. Questo vale anche per la spigola? Spigola di laguna è verde. È la carpa. Esatto, spigole... Conosciamo comprando uno spot dove non è umanamente, umanamente possibile portare a casa una spigola perché sembra color cavedano, è dorata sui fianchi, è verde, verde oro. È chiaro che per i pesci il mimetismo è importante, il colore è un po' si adatta al colore dell'acqua, al colore dell'acqua, al fondo. Una forma di mimetismo comunque. Sì, credo proprio di sì. Brando. La splendida macchia arancione che c'ha l'orata a fianco dell'opercolo. Spieghiamo come riconoscere un'orata selvatica da una di allevamento. Ce n'è anche un'altra di cosa che è ancora più strana. Non so se te ci hai mai fatto caso, ma di fianco alle pinne pelviche dell'orata c'ha una righina così, proprio una riga. Una righettina dorata, che non so se ci avete mai fatto caso. Mai fatto caso. Orata d'allevamento da noi si distingue, a parte la struttura, perché è tonda, sembra anzara, con verde dell'orata lunga, perché poi sono strain, cioè sono varietà zootecniche che sono state tirate fuori prevalentemente da orate atlantiche, perché crescono più veloce e in natura verrebbero un po' più grosse e quindi vuol dire che a parità d'Italia ci mettono meno tempo a diventare grosse. E sono un po' differenti come morfologia. Tanto incide sulla morfologia anche il fatto che negli allevamenti sono allevate a densità di popolazioni abominevoli, quindi sono pesci che le pinne non le svilupperanno mai, saranno sempre, avranno una struttura differente, no? Nuotare in turbolenza o nuotare, fare sempre il solito giro come nella boccia dei pesci rossi, proprio la composizione corporea è differente. Ma anche proprio la struttura, il fatto che l'orata è più tonda, quella d'allevamento, è anche dovuto a cosa mangia, perché non gli si sviluppa così tanto tutta la parte della muscolatura. Non so se avete mai visto come è fatto il cranio dell'orata, a parte questi super dentoni, c'è proprio una cresta ossea su cui si attaccano i muscoli che usa per frantumare i gusci. Se lei, povera bestia, ha mangiato pellet per tutta quella vita breve, che tanto durano niente, i pesci d'allevamento, ha mangiato solo del pellet, non ha sviluppato il capoccione tipico dei masseteri, dei muscoli che gli servono per masticare. La domanda, quanti anni impiega un'orata? Com'è la crescita di un'orata a occhiometro? Occhiometro credo che abbia un accrescimento molto veloce all'inizio del suo sviluppo e poi ha un plateau e rallenti piano piano. Però devo dire che di sicuro sono pesci che lo stesso pesce pescato in due momenti differenti dell'anno riesce a aumentare di peso in maniera abbastanza importante, cioè pesci pescati a inizio stagione, pari taglia, stesso pesce pescato nello stesso posto, nel giro di una stagione mette il 50% del peso in più. Pesca aprile è vuoto, secco, non c'ha masse muscolari, lo peschi a ottobre che ha mangiato tutta l'estate, è un pesce che pesa il doppio. Un allevamento, le orate da vendere sono da vendere in 6 mesi, quindi vuol dire che crescono piuttosto veloce se deve mangiare roba proteica come il pellet in continuazione. 6 mesi, mezzo chilo, 4 etti, mezzo chilo? Sì, taglia commerciale in 6 mesi. Ora iniziano a farle crescere un pochino di più, perché magari sotto Natale si programmano gli allevamenti perché sanno che magari in determinati periodi degli anni vendi quelli più grossi. Poi, detta qui tra noi, tante volte il sistema di
fare fuori e cambiare lo stock dei riproduttori, magari vendono della roba veramente grossa, taglione grosse per le gene, ti compri un pesce che magari è un ex riproduttore, finito, bello pieno di mangime, bello pieno di farmaci. Farmaci cosa? Ma glieli somministrano con l'alimentazione? Sì, allora è una questione annosa quella dei farmaci nei pesci. Io avevo un professore dell'università che mi ha sempre detto che non bisognerebbe mangiare il salmone allevato più di due o tre volte l'anno, lo diceva presa in giro, però sono... Poi dopo ti spiego come mai proprio il salmone c'ha questo problema. Comunque, pesce d'allevamento vive in un ambiente che lo predispone molto ad ammalarsi, ok? Cioè, alti numeri in poco spazio. Se ne ammala uno, perdi tutta la produzione d'un anno. Questo porta a una tecnica che in zootecnia è stata un po' censurata nell'allevamento dei pesci, no? Ovvero di dargli mangimi medicati a priori. E riempirli di farmaci prima per prevenire l'infezione, visto che sono altissime le densità di popolazione. Quindi mangimi medicati, ci sono delle famiglie di medicinali che nella produzione degli altri animali da reddito sono sparite, non si possono più usare, e invece nell'allevamento dei pesci continuano a utilizzarle. Ecco perché io non sono particolarmente nazionalista, però il pesce d'allevamento turco, greco magari no, però Turchia, Cipro, costano molto molto poco, però secondo me sono un po' pieni di un po' troppi farmaci. Salmone è il caso lampante, perché è un pesce che prende un sacco di malattie e prende anche un sacco di ectoparassiti, cioè ci sono proprio i pidocchi del salmone, c'è questo parassita che li fa debilitare moltissimo e viene curato con un medicinale che si chiama furanolo, un medicinale che è sparito si usava anche nei polli, è sparito perché ha il brutto vizio di accumularsi nei tessuti grassi del pesce, quindi un pesce grasso come il salmone se ne concentra un bel po', e c'è il bruttissimo vizio che in vitro è stato dimostrato che si mangia, ed è demielinizzante, quindi si mangia la guaina dei nervi, e non penso che faccia proprio così bene sta roba. Poi, siamo diversi dai topi, sì, però forse... Sarà che non è sostenibile, sarà che non è proprio così salutare mangiarsi tre volte alla settimana il salmone allevato perché ti sembra una roba a salutare, a volte è meglio mangiarsi qualcos'altro. Poi c'è anche l'annoso problema degli allevamenti non sostenibili, cioè che ammazzano i pesci pesci liberi per fare la farina e fare il pellet da dare ai pesci in cattività, che è una roba perversa. Sciocchezza, proprio, sì. Questo vale per tutti gli allevamenti o solo quelli intensivi? Il problema grosso, Marco, è che l'allevamento intensivo è molto più spinto, come una gallina in batteria, una gallina allevata a terra. Chiaro che io non so le lagune dove... che ci avete voi in Sardegna, però nelle lagune che ci abbiamo noi, Orbetello and Company, gli danno da mangiare del gran pellet anche se sono allevati in maniera estensiva, perché comunque crescono più veloce. Poi comunque la tendenza ora è di fare allevamenti intensivi dentro le lagune, anche lì è un'altra cosa che oltretutto rispetto ai gabbioni in mare aperto crea anche un problema molto grosso a livello di inquinamento dell'acqua, perché immaginatevi un allevamento medio, c'ha un milione di avannotti, un milione di pesci che mangiano tutti i giorni, fanno la cacca tutti i giorni, in un posto con un idrodinamismo, quindi l'acqua che si muove molto piano,
chiaramente andiamo incontro a fenomeni di eutrofia, no? Cioè, come se te ci mettessi un allevamento di pecore che scarica nella laguna. Meno vistoso, però il carico di tossine superiore, certo. Sì, si vede proprio, cioè ci sono proprio degli studi, ora se ci interessano ve li cerco, ci sono proprio degli studi su cosa succede ai popolamenti e agli ambienti sotto i campioni, perché cambia proprio l'ambiente, perché c'è questo perenne caduta delle feci dei pesci, cambia la quantità di luce che arriva sul fondo perché i campioni fanno ombra, cioè ci sono tante variabili, cioè fanno tante cose gli allevamenti. Poi c'è tutta la storia delle patologie, che è un focolaio di malattie che si possono attaccare anche ai pesci liberi, in un allevamento intensivo in cui i pesci sono molto stressati, si ammalano facilmente. Essendo tantissimi in poco spazio, la malattia fa come il fuoco se butta un cerino nella paglia, e però non è detto che dopo questo non faccia da amplificatore e non si diffonda anche nelle popolazioni libere. Pessimo. Altre domande, ragazzi? Luca. Io più che domanda volevo dire, se volete guardarlo, c'è un documentario su internet sui salmoni della Nuova Scozia, e ci sta la cosa che ha detto Matteo sul fatto degli escrementi e del fatto che quelli selvaggi che sono passati tramite quelle acque si sono ammalati pure loro, e invece altri salmoni che hanno fatto un altro giro sono arrivati, diciamo, tranquilli alla base. Pensa, Luca, che quello del salmone è un problema enorme, perché il salmone oltretutto è un migratore anadromo, cioè se ne risale la patologia che lui ha preso, magari se la porta in un torrente che è piccolissimo e delicatissimo, se la chiappa magari va a mangiare sotto i gabbioni, si acchiappa una malattia e stermina, che ne so, la popolazione di trote. È un bello complicato. Questo ne parlavano proprio su quel documentario Si Ispirasi, che per quanto io molte cose le prenda con le pinze, anche perché tutti un po' vegani, quindi io cose le ho prese, però io invece pensavo fossero più controllati gli allevamenti del salmone, perché loro parlavano proprio degli allevamenti del salmone come un'epidemia che si espande a macchia d'olio attorno all'allevamento, insomma. Il problema del salmone, Marco, è che è diventato assolutamente insostenibile il consumo. Cioè, basta che pensi a quanta grande distribuzione, roba preparata, roba in scatola, roba... Tu prendi un salmone selvatico e grigio, tu fai la carne, tu lo vai a comprare ed è fosforescente. C'è qualcosa che non va, il pesce lo tagli, un salmone selvatico è grigio come gli altri pesci, no? Cioè è chiaro, non è colorato, insomma. È strano questo aspetto, però la gente poi addirittura... Se non erro, loro parlavano che gli davano il colore del salmone, lo decidevano in base all'alimentazione, no? E sceglievano, qui lo vogliono arancione, qui lo vogliono quasi arancione molto più scuro, e quindi in base alla località di destinazione del carico. Ci sono gli alimenti nei rivenditori di mangimi, di alimenti... Ci sono proprio il settore dei additivi tecnici che ti servono a cambiare il colore, come anche il tuorlo delle uova, perché per esempio c'è anche lì una roba stranissima. Sulle uova c'è anche le uova dei polli, non le uova del salmone. Cioè ci sono proprio i mangimi che dai additivati per far fare il rosso più rosso nel rosso dell'uovo. Salmone li riempiono quando dice bene, che è una roba che non fa tanto male, anzi, li riempiono di astaxantina, che è il rosso che si estrae dal guscio dei gamberi. E magari la cosa assurda che ora
io non sono né vegano né particolarmente fissato su questa roba, però se ci ragioni è un meccanismo perverso. I gamberi, cioè il salmone, fanno finta di allevarlo in maniera sostenibile, poi magari il mangime, e magari è anche certificato sostenibile, poi magari il mangime per additivarlo di astaxantina usi i gusci dei gamberi allevati in Thailandia, tagliando qualche milione di ettari di mangrovia, e allevi i gamberetti per fare pigliare il mangime e farci, cioè dai gusci dei carapaci farci il mangime, l'arrossente per i salmoni in Norvegia, cioè una roba assurda. Mettendoci proprio anche, se uno pensa alla rete, passaggio, milioni di chilometri, una roba, boh, cioè viviamo... La cosa che non riesce a capire la gente, che è quello, il dramma, è che siamo un'enorme boccia di pesci rossi. Cioè, grosso quanto ti pare, ma è un ambiente finito il pianeta, no? Se sputo per aria non è che si dissolve, no? La ribiglio nel muso, è un po' lì la fregatura. E tu l'hai visto ispirarsi, sì? Io l'ho visto a pezzi, perché io non sono uno molto paziente con la televisione, però l'ho visto un po' a pezzetti. Cosa ne pensi? Penso che, come tutti i documentari così mainstream e tutti i documentari un po' sensazionalistici, pigia tanto su determinate cose anche per fare promozione di se stesso. Come qualsiasi prodotto dell'intrattenimento, chiaramente è catchy, cioè... Un po' di manipolazione, va? Manipolazione no, però è un po' tagliato sul target che andrà a vederlo. Cioè l'hanno fatto un po' in maniera... Cioè non dice cose sbagliate o bugie, però è un po' tutto visto attraverso una lente, perché il pubblico che vede quel documentario lì vuol vedere quelle informazioni lì. Sì, questo l'ho capito guardandolo, insomma, è un po'... Però sai cos'è, Marco, il buono di quel documentario? Che l'hanno visto in tanti, quindi un pochino... Quindi se uno è curioso, dice, ma boh, mi informo anche dalle fonti, vado un po' a capire, come se uno vedesse, sai, la civetta del giornale, e poi magari ti vai a cercare la notizia per capire cosa c'è scritto sul serio. È come la cattura dei globicefali, quella mattanza che fanno nelle Faroe, no? Grindaratto, lì, come cavolo si chiama, povere pesci. Ve lo ricordo, c'è un nome, sì. E comunque lì ne parla come di uno dei tipi di pesca più sostenibili in assoluto, che in effetti ha ragione, ma non per altro, perché proviene dal passato, quando con quei globicefali ci sfamavano tutta l'isola, insomma. Li serviva l'olio per le lampade, li serviva la carne per passarci l'inverno, che durava tanti mesi, ed è rimasta una tradizione, però è ancora controllata questo... Contrariamente a quello che può sembrare, perché si vede il sangue nel mare che diventa rosso, che insomma, crea una certa magari impressione, però all'atto pratico è meno dannoso quello di tantissimi altri tipi di pesca, insomma. Chiaro. Quello è la roba che uno non capisce, no? È un esempio banale, no? Io vengo da un territorio dove c'è un po' di campagna, un po' di monti, e nelle società antiche agropastorali non c'è mai stato lo sfruttamento fino alla morte dell'ambiente che c'è intorno, perché non puoi mangiarti l'erba che ti servirà il prossimo anno per le pecore. Poi magari il pastore, se gli dici che è una roba strana mangiarsi l'agnellino sotto Pasqua, ti guarda col punto interrogativo. Ora c'è tanta gente che fanno tutti i puri, e poi magari hanno tutte le sue robine sostenibili, super fissati, e poi si vanno a mangiare il sushi all you can eat e alimentano l'industria del salmone, che è molto meno sostenibile di mangiarsi magari l'agnello che è cresciuto a chilometri zero e il pastore
impatto c'era molto poco. Per un attimo ho creduto fosse contro l'Agnello a Pasqua. Potevamo essere seduti allo stesso tavolino, Marco. Stavo per cliccare il tasto esci, mi dissocio. Ma io sono contrario, lui ha detto, la lotta è contro gli all you can eat, tutte quelle minchiate lì, che sono il sistema di... è il discorso del consumismo che facevamo l'altro giorno rapportato al pesce. E quanti ce n'è di all you can eat? Beh, è pieno. Pensa alla quantità di salmone e di altro pesce che lavora. No, pensa però comunque, Brando, a il ragionamento di una persona che io vorrei capire come ha fatto a diventare pensabile il fatto che sia un cibo economico il pesce. Cioè, se vai a mangiare il pesce, lo metti a preventivo che sia una roba abbastanza costosa. Perché lì deve costare un euro? Non ti fa venire in mente, probabilmente ti stanno dando... merda. O la tinca pescata con il retino di Frodo nel Po. Il pesce selvatico ha un costo per forza. Lo trovi sulla piccola pesca, lo trovi sulle barchette, diciamo così. Non lo trovi nelle navi che sono delle fabbriche, insomma, alla fine poi, no? Nella piccola pesca trovi ancora, però ha un costo, non è... Il casino che si parlava con te, Marco, no? L'altro giorno. L'esempio classico dell'Africa, che la piccola pesca, che magari è di sussistenza, sta morendo di fame perché gli tolgono i pesci che hanno sempre pescato per alimentare un'intera costellazione di paesi, paesini, città più o meno grosse, viene in mente il Senegal, per fare i mangimi, perché il pesce allevamento mangia pesce selvatico. Stanno costringendo questi pescatori che vanno con dei gusci di legno. Sempre più fuori. Purtroppo sì, esistono queste realtà, ma non gliene può fregare di meno, insomma. L'overfishing se ne potrebbe parlare una vita. Sì, la pesca, bisognerebbe mangiare il pesce, secondo me, in modo un pochettino più consapevole e soprattutto pensare come mai un'orata la paghi 2 euro quando, è un ragionamento un pochettino... Ok, risparmiare, ma non è detto che mangiare quel pesce poi sia più sano che mangiarti qualcos'altro, insomma. Senza dubbio. Il problema è che tanta gente non è a conoscenza di quello che è tutto quello che stiamo parlando stasera è veramente conosciuto da pochissimi. La stragrande maggioranza delle persone pensa che il pesce d'allevamento è equiparabile a un pesce selvatico, che non hanno assolutamente idea di cosa ci sia dietro un allevamento di pesce. Ma non è solo... Io ho sentito molto di peggio, un banco del pesce dire voglio quello d'allevamento perché è più morbido e più buono, perché è più grasso. Fantastico. E quindi di fronte a questo hai già perso la guerra. Infatti. È lo stesso ragionamento che facciamo noi quando andiamo a pesca. Io quando vado a pesca catturo quello che posso mangiare, non è che sto lì a fare riempire il freezer di mezza caglia, insomma. A un certo punto vado, prendo il sacco a pelo, anche se la mia pescata è soddisfacente, ma non faccio mattanze. Io poi non sono un mangiatore di pesce, sono carnivoro prevalentemente. Però, mi accontento, ecco, faccio una pescatina, una bella pescata, un bel pezzo, e poi mi accontento, non sto lì a insistere. Se insisto e posso rilascio.
Però se si entrasse nell'ottica di, di non fare i predatori, probabilmente ci guadagniamo tutti. Questo, a mio parere, è questo che non entra poi in testa alla gente. Perché se no non ti fanno fare il pro staff. E quindi, siccome i pro staff crescono, cioè io un cazzo con una iena, quando vedo mattanze. Perché poi le aziende, anziché cercare di trattare la pesca in modo sostenibile, ma anche la nostra, le aziende vanno orgogliose del fatto che quel pro staff abbia preso 10 pesci da 3 kg con le loro canne, come se quelle canne fossero le migliori. Ma io sono convinto che con una canna da 50 euro avrei fatto gli stessi pesci senza problemi. È questo che legano il pesce all'attrezzatura, sbagliatissimo. E questo sia sotto l'aspetto del marketing, sia sotto l'aspetto dell'immagine di un'azienda. Che però nell'ignoranza di molti pescatori magari fa leva. La fa. Bene ragazzi, lo so che la fa. Perché? Perché c'è ignoranza, Lorenzo. Non c'è consapevolezza, certo. Attrezzatura fa la differenza in mano a chi? La stragrande maggioranza, come dico sempre, pescherebbe molto meglio con due telescopi che della Decathlon da 40 euro, farebbe anche 20 metri in più. Io tratto un'azienda, io lavoro nel settore, anche se non lo faccio pubblicità da nessuna parte. Io lavoro nel settore, ho un'azienda di economico, no? E Luca Girometti è venuto a casa, gli ho fatto vedere delle canne, 3 pezzi, che secondo me sono uguali a molte canne che ci sono sul mercato blasonate, uguali, è stessa canna, stessa, diverso colore, una bellissima serigrafia, canne che possono andare a 100 euro al pubblico, 120, manico tosto, cioè non sono delle canne gomma, per capirci, sono delle canne di carbonio segno, va bene, perché chiaramente hanno gli occhi a mandorla, come tante canne blasonate che ci sono in Italia, e devo dire che se uno vuole iniziare con quelle canne fa qualsiasi cosa, sai, alla fine della... Alla fine della giostra ti metti nei per, ma tu devi vedere che bellina. Guarda, Luca. No, ma lo so perfettamente, perché anche a me è capitato. Ne ho 4 di questo tipo di canne. Allora, io le ho viste l'altro giorno, ero da Marco, mi sono fatto insomma, quando sono a Cagliari lo chiamo, ci prendo un caffè. Ti dirò che allora io sono già da anni che comunque non mi faccio prendere dal discorso della marca, della canna, perché molte volte anche per un discorso economico, però indubbiamente se vai a cercare una canna artigianale italiana alla manufattura cose diverse, ma se parliamo di canne medie che si vedono anche di grandi marche, io ho visto canne da Marco medio alte anche, perché sono uguali, cioè legature impeccabili, anellature impeccabili, ti dirò che infatti diceva Marco quasi quasi per mia moglie ne prendo 2 che poi uso anche io, soprattutto in determinate situazioni molto veloci. Molte volte ci si fa prendere un po' troppo dalla, come stava in tutta la serata, non sono intervenuto, ma dal discorso di farsi vedere questa cosa qua, con il discorso anche delle mattanze, quando invece non serve a niente. C'è un po' una mania ultimamente questa cosa, che è anche un po' brutta. Questa cosa non la fanno neanche i pescatori professionisti, che pesci ne girano, non è che non ne girano. Sembra che ci sia proprio la voglia di rincorrere, di far vedere, ma vabbè, comunque
sono scelte personali, però devo dire, tornando al discorso, bisogna un attimino, soprattutto sui giovani che hanno l'occhio più grande della pancia, spesso e sovente, indirizzarli anche su un qualcosa, ma non solo sulle canne, anche su mulinelli, ci ho visto delle cosettine. Le canne, io sono pronto a scommettere, e io, come sono un po' figlio di puttana, è una cosa che farò, perché io tappezzo le canne con il termorestringente, tutte. Perché poi sai, alla fine siamo tutti bravi, no? Io mi porto 4 canne al Poetto, che vanno dai 900 euro ai 100 euro. E io scommetto, quello che volete, ve lo dico qui e lo dico anche al Poetto. Dico, qua ci sono canne che vanno da 100 a 1000 euro. Metteteli in ordine. Provatele. Ti posso garantire che ci sono canne da 100 euro che il 90% dei pescatori non riesce a caricare. Sono anche leggere. E questo li frega. Questo li frega molto. Esteticamente sono anche belline. Questo li frega due volte. Quindi, secondo me, lo voglio fare perché è una cosa che devo fare. Quando faccio le dimostrazioni me le porto, tutte camuffate, e le faccio provare e vi faccio vedere quanta gente ci casca, perché io li filmo, perché poi voglio la testimonianza, non mi fermo alla soddisfazione, no, ma lo dico prima. E così capiamo quanta gente è in grado di capirne di canne. E invito anche gente conosciuta. E vi posso garantire che questa sfida non la accetteranno in molti. Ma ve lo posso garantire. Se uno mi dice chi io la riconosco. Vieni. Perché non ti do una canna di gomma americana, capito? Ti do una canna di carbonio alto modulo, comunque. Non sarà Mitsubishi, non sarà Torai, però ci sono una canna di carbone al tuo modulo. Quindi ti frego perché pesa poco, perché è sottile, perché è potente, perché c'è un bel manico rigido, abbastanza progressiva. Io un po' le canne le conosco. Chiaro che... Perché sono anellate in una certa maniera. Sono tutte anellate Fuji, tutte. Quindi porto e ti posso garantire che in molti ci lasciano le penne. Perché io poi prendo, li taglio l'imbragatura, li faccio vedere la canna e questi si spaventano. Ma sono canne che oggi vengono vendute anche a 400-500 euro. La stessa canna. Marco, io ti posso aggiungere una cosa, che fanno bene a vendere quelle canne a quel prezzo, perché io un paio d'anni fa ho preso 2-3 pezzi. Mi trovavo in un negozio da un amico, me le ha fatte vedere. Le ho provate, mi sono piaciute. Quanto me ne fai? Tutte e due 150 euro. Benissimo. Allora, mi trovo a parlare con un ragazzo, anche lui della mia zona, che è un discreto pescatore. Ah, dice, sai, vorrei comprare delle 3 pezze. Ho detto, guarda, prendi queste, che secondo me ne valgono sicuramente... ne valgono il prezzo che le vai a prendere. L'avanzo. Lui si è fatto convincere, però a distanza di un mese le ha rivendute. Mi ha detto, scusa, ma perché le hai vendute? Non ti piacevano come canne? Ah no, è che poi la gente mi vedeva con delle canne che non sono di marca. Quindi fanno bene a rubare i soldi. Canna. Ascolta, Enzo, sono la stessa canna. Io non è la stessa canna, perché la fabbrica è quella. Papà, quello è. Io non voglio fare nomi, però vi posso garantire che è la stessa canna, con la differenza che in molti casi queste sono anche più equilibrate.
Questa è la differenza, perché sono delle 4,20, no? Ci sono anche le 4,50 che presentano i difetti dell'altra canna, uguali. La 4,20 è più equilibrata e ti posso garantire che io mi porto questi, mi piacerebbe portare qualche pro staff con me, no? Perché poi se non sei un buon lanciatore e non hai una buona sensibilità nelle mani e non fai determinate cose e non sai lanciare bene, bene, bene e non hai quella sensibilità, tu, le canne, non sei in grado di riconoscerle. Io sarò impopolare perché a me poi piace parlare chiaro di queste cose, ma io lo dimostro. Io ti porto in spiaggia, ti porto quattro canne camuffate e tu mi devi... Guarda, la migliore la riconosci, sicuramente, penso chiunque. Ma io le porterò delle canne blasonate sulla stessa grammatura, 150 grammi. Blasonate, 100 euro. E ti posso garantire che in molti non si accorgono della differenza. Non hanno quella sensibilità, non hanno i mezzi, però fanno i pro staff. Ok, io sono pronto, facciamo la stessa scommessa, ma anche come prestazione, perché una canna che ha un manico rigido come quella, nonostante costi quello che costa, bisogna entrarci in quel manico, È progressiva la canna. Li ha viste Luca, Ci dà a ridere, perché io poi, mentre le faccio vedere, sorrido, no? Quanto la vuoi pagare questa canna? ci sono un po' di luoghi. Ciao Matteo. Marco, io mi mollo che sono corto. Quindi prossimo ci sei? Ti mando l'Excel di quando sono a fare lezione in Croce Rossa. Dai, che così ci organizziamo bene. Sì, cioè tutti i giovedì che ci sono. Scusami, ti ho preso un po' alla sprovvista perché... Ma io lo sai che mi diverto così. Lo so, non l'avrei fatto altrimenti. Però sì, dai, così partiamo diversamente, insomma. Cerchiamo magari di partire precisi, anziché aspettare alle 10:30 di sera, partiamo alle 9:30 e così diventa un orario più cristiano anche per te, insomma. No, ma se non è come stasera che prima faccio lezione di là e poi arrivo qui che sono ridotto ai minimi termini, non c'è problema. Grazie Matteo. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Comunque ragazzi, chiudiamo la serata, però sappiate che lo farò e chi ci segue sappia che lo faccio. Quindi quando li invito al poeta è a loro rischio e pericolo, perché secondo me... O sono bravi davvero, altrimenti mi sa che devono ricredersi. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, un abbraccio. Ciao.